commento di Nicola Sasso di Torre del Greco dice basta, violenza sulle donne. Con l'inaugurazione della panchina rossa, simbolo di lotta e di rifiuto della violenza e segno di speranza donata dall'agenzia La Ginestra Assicurazioni, ha preso il via questa mattina una lunga giornata di appuntamenti che la scuola ha messo in campo in occasione dell'8 marzo per sensibilizzare gli studenti. Dopo il taglio del nastro nel cortile della scuola è seguito il flash mob a tema di alcuni alunni della secondaria di primo grado, organizzato dalle docenti Imma Stile e Colomba Mennella. Questo evento è stato importantissimo anche perché è un evento desiderato, già nel 2020 era stato organizzato, ma purtroppo rinviato a causa del primo lockdown, quindi dell'emergenza Covid. Basta violenza sulle donne, era lo scopo dell'istituto, è quello di sensibilizzare gli alunni su una tematica tanto forte, ma purtroppo tanto attuale. Abbiamo indetto un concorso interno rivolto ai nostri alunni dell'istituto, della primaria e secondaria. Il concorso quindi era rivolto a questi alunni e hanno partecipato in tante classi hanno partecipato. E lo scopo è stato raggiunto perché lo scopo di sensibilizzare gli alunni, basta vedere i lavori che hanno realizzato, quindi sia manufatti, cartelloni, ma anche dei video, hanno realizzato anche una mostra virtuale, veramente dei capolavori. E quindi lei in qualità di dirigente si sente soddisfatta del percorso fatto dai ragazzi? Che tutti meritavano di vincere, abbiamo dovuto decretare dei vincitori, magari quelli che avevano una valenza ancora veramente sulla tematica, rispondevano al pieno alla tematica, quindi oggetto del concorso, ma davvero meritavano tutti di vincere, quindi sono veramente soddisfatta anche perché i docenti sono stati in grado di coinvolgere i ragazzi, di sensibilizzarli e quindi di trasmettere loro tanta passione. L'inaugurazione è solo il primo momento di una lunga giornata di appuntamenti che la scuola ha dedicato a questa giornata. Sì, anche una canzone cantata da un nostro studente della scuola secondaria, una canzone che si chiama Vaseme, scritta da Enzo Granianiello, anche il flash mob, quindi il balletto, quindi tutto organizzato grazie alle mie docenti di scuola secondaria, la docente Imma Stile e Colomba Mennella, quindi che hanno organizzato questo balletto. E poi ci sarà anche una sfilata sul finire, una sfilata di moda, grazie alla collaborazione con l'Istituto Superiore Degni di Torre del Greco. Infatti ci hanno messo a disposizione le ragazze, le modelle, che indosseranno degli abiti favolosi. Naturalmente gli abiti rispondono appieno alla tematica, basta violenza sulla donna, e indosseranno anche dei gioielli messi a disposizione da Asso Coral, quindi veramente un evento, penso che sia veramente un evento fantastico. Una panchina rossa che è stata donata alla scuola dall'agenzia La Ginestra. Sì, infatti ringrazio La Ginestra Assicurazione per questo dono, ma oltre alla panchina rossa ha donato anche i premi che abbiamo noi donato ai ragazzi vincitori, quindi alle classi vincitrici, quindi non posso fare altro che ringraziare l'agenzia perché si offre sempre e dà una mano per il sociale, quindi grazie mille al dottor Cagliazza Fabrizio per aver collaborato con l'istituto di Nicola Sasso. Siamo sempre vicino al sociale ed è un'iniziativa che era partita già 2 anni fa, quindi insomma post-Covid, e poi prorogata, e devo dire veramente una rappresentazione molto bella e sono fiero e orgoglioso di esserne stato partecipe. E per noi è un piccolo segnale aver donato una panchina, aver premiato i ragazzi che onestamente veramente sono lusingato di aver poi premiato un ragazzo alla creatività, insomma aver insignito tra virgolette questo premio un ragazzo dell'istituto. Ecco, è un nostro piccolo modo di dare vicinanza e sostegno al territorio, al sociale, e questa volta alla De Nicola Sassi, alla dirigente che lo rappresenta in modo veramente eccellente. È giusto che chi come lei lavora e opera su questo territorio si spenda anche per il sociale e per le scuole. Il nostro lavoro va proprio a braccetto col sociale, basti pensare che ci occupiamo di tematiche di welfare e quindi andiamo proprio a supporto, ad integrazione, diciamo a sostegno di quello che il pubblico fornisce come servizio. Laddove, ecco, nella nostra missione più generale, laddove il pubblico non assolve, ci siamo noi a sostegno. Però è corretto, come dire, stare, aprire la sinergia con tutto ciò che è pubblico, che è collettività, che è in questo caso sostegno ai ragazzi. Mettere una panchina come simbolo all'interno di una scuola non può che sensibilizzare maggiormente i ragazzi su queste tematiche. In particolar modo dobbiamo fare una riflessione soprattutto sulla discriminazione e sulle violenze che oggi continuano ad esserci. Il mio pensiero vola là dove oggi c'è guerra,
e quindi rivolto in particolar modo a quelle donne vittime di violenza fisica e psichica, anche perché non solo lottano per la sopravvivenza, ma anche si vedono allontanarsi i figli, i mariti, qualcuna che magari ha scelto di rimanere lì per combattere sul fronte accanto al marito e proteggere i propri figli. Una situazione apparentemente lontana da noi, ma che spesso si ritrova anche fra le quattro mura domestiche. Come le istituzioni, come possono sostenere le donne che trovano la forza e il coraggio di denunciare la violenza? Oggi stiamo lavorando un po' in rete con le diverse associazioni, tant'è che è stato promosso comunque un progetto in corso qui all'interno dell'Istituto De Nicola, ma anche al Degni, per incentivare sempre più i ragazzi a denunciare tutto ciò che avviene all'interno delle quattro mura. È vero, effettivamente oggi la maggior parte delle violenze si consumano proprio internamente, dove le donne cercano di nascondere, magari di coprire certi comportamenti disumani, e quindi cerchiamo sempre più di dire ai ragazzi che devono denunciare tutti questi accaduti brutali che avvengono.